Vista da falco, lucido e ironico, perfetta salute e soprattutto ancora gamba, e lo straordinario compleanno di Francesco Paolo Ferrante, detto Cicchino, 100 anni compiuti lo scorso 13 marzo, una vita in bicicletta in una passione esagerata, su e giù per le strade d'Abruzzo, meglio scalatore che velocista, Ginettaccio Bartali il suo mito, in un ciclismo fatto di sudore, sacrificio, alimentazione sana, sani valori. Piccolo di statura, magro, tutto nervi, Cicchino ha raccolto l'abbraccio della sua Castelfrentano, in perfetta tenuta da ciclista e con la sua adorata tra le braccia. Quando riuscì ad averne una, era poco più che bambino e ci dormì a fianco, l'amore di una vita. Signor Cicchino, come sono stati questi 100 anni? Molto bene, molto. Non me ne sono accorto. Sempre in bici? Sempre, sempre. Una grande passione? Ah, quello. Sai pure. Che consiglio vuole dare a tutti i giovani? Però se piace la bicicletta non sa bubare. Deve andare anche la sua forza. E così, senza medicina. Senza medicina, così l'ho fatto io. Non ho preso mai nulla. Come si dice, pane e acqua. Poco appetito, ci state a mangiare. C'era la tessera. Capito? Quanti chilometri ha fatto? Non l'ha contati? Ma l'ultimo Londra sono andato a Padre Pio, al Blockhaus, a Angola. È awesome. È stata una bella vita allora. Sì. Auguri. È la prima volta che mi sono comprato la bicicletta, mi sono messo vicino a un letto me. Moglie, tre figlie e cinque nipoti, da qualche anno vive a Roma, ma appena può torna a Castelfrentano e non disdegna nemmeno adesso qualche pedalata. Fino a qualche anno fa teneva testa a chi era molto più giovane di lui. Lo hanno premiato il primo cittadino Gabriele D'Angelo, il presidente della provincia Mario Pupillo, un libro su Bartali, il suo dono, tantissimi amici e soprattutto gli allievi della scuola di ciclismo di Moreno di Biase, attivo proprio con i più giovani. Cicchino è un vero esempio. Magari poter somigliare un centesimo a quello che è stato il nostro esempio per la nostra comunità, e questa sera tutti si sono riuniti in maniera spontanea, senza inviti, pur di salutare un emblema, un ricordo del nostro territorio che non si cancellerà mai.